Parigi, edizione 2020 di Retromobile. Siamo sullo stand di DS Automobile e DS Heritage, dove si festeggia un anniversario molto importante. Sono i 50 anni della Coupé SM. SM è una vettura iconica che ha portato nel mondo del Gran Turismo il lusso e l'eleganza alla francese. Tra le vetture esposte ai stand abbiamo l'SM Espace, prodotta nel 1971 da Heuliez, un carrozziere che ha creato solo due esemplari di questa vettura che ha la particolarità di essere cabriolet. Ma non una cabriolet qualunque, infatti si dà la precedenza al comfort e alla sicurezza degli occupanti dell'automobile. E abbiamo un pannello centrale che resta sempre fisso, con due pannelli laterali che si muovono fino a far diventare la nostra Coupé Gran Turismo anche una cabriolet in tutta sicurezza. Il progetto S nasce negli anni 60 per portare lusso ed eleganza nel mondo delle Gran Turismo. All'opera troviamo Jacques Ney come ingegnere capo. E per quello che riguarda lo stile abbiamo un altro personaggio molto importante che è Robert Ropron. Robert Ropron è l'erede e l'allievo di Flaminio Bertoni, l'uomo che ha disegnato le linee di DS. SM raccoglie l'eredità di DS con la sua eleganza e la sua classe, a cui vengono unite grinta e sportività. SM è il frutto della collaborazione con l'italiana Maserati, che curò la progettazione e la realizzazione del motore. Sullo stand DS Heritage a Retromobile troviamo DSX E-Tense, una concept car completamente elettrica che sposta ancora in avanti l'asticella del lusso alla francese.